Oggi abbiamo un appuntamento ormai divenuto regolare con Lorenzo Lattanzi, il presidente dell'AIART Marche. Partiamo da una mia personale considerazione. Ecco, una volta quando ero in Rai, i primi tempi e si lavorava e la gente criticava la televisione, si diceva: ma questa televisione non forma più, non informa più, non è più quella di una volta. E io domandavo, mi domandavo e domandavo: ma è la gente che fa la televisione o è la televisione che fa la gente? Ecco. Io un interrogativo simile adesso lo vorrei porre a chi ha passato una vita a porsi questi interrogativi. I social, il web, sono loro che fanno la società o è la società che produce questo? Lorenzo Lattanzi. Allora, intanto grazie perché la prospettiva con cui indirizziamo la discussione è quella corretta. Spesso si fa l'errore di attribuire ai social, alle piattaforme, agli stessi dispositivi, smartphone, tablet, computer oppure anche televisione, responsabilità che non potranno mai avere. Le responsabilità sono dell'uomo. Spesso ci lamentiamo dei programmi televisivi. La nostra associazione, AIART, si impegna per una televisione di qualità, però diciamo anche che oggi come oggi, spesso la qualità dei programmi dipende anche dall'auditel. Cioè, se un programma spazzatura viene visto da milioni di persone, quel programma verrà reiterato. Se quel programma invece ha bassissimi ascolti, viene chiuso. E così anche per quanto riguarda le dinamiche dei social. Spesso ci sono notizie di gossip, le cosiddette fake news, che però ricevono tanti click, tante condivisioni, anche tante critiche, che nella logica della comunicazione, anche il criticare, come diceva qualcuno più illustre, purché se ne parli, diventa un qualcosa che premia determinati contenuti, perché comunque non vengono ignorati. Il problema nel mondo della comunicazione è ciò che viene ignorato. Tutto quello che viene preso in considerazione di per sé è positivo, ma sposta il baricentro non su un dato qualitativo. Non parliamo di informazione di qualità, è un'informazione che dà un dato quantitativo di audience, di click, di like, che tende a dominare il sistema della comunicazione. Quindi, qual è oggi la sfida che dobbiamo avere? È quella di passare, ad esempio, dalle logiche. Avrete sentito parlare del termine debunking, che significa un po' andare a smentire quelle che sono le bufale che troviamo online, le cosiddette fake news, sempre per dirla all'anglosassone, ormai tutto è inglesizzato e noi ci dobbiamo purtroppo adeguare per farci capire. Però ecco, non è tanto il debunking, cioè andare a guardare quelle che sono notizie false e smascherare la falsità, ma fare quello che si potrebbe definire pre-banking, cioè una formazione che innanzitutto abitui tutti, anche i bambini, sin dai primi anni di scuola, al dibattito, al confronto con il diverso e soprattutto a ragionare su una logica che va oltre il piacevole. Cioè io non cerco la piacevolezza nel mio interlocutore o qualcuno che mi dia ragione per forza rispetto alla mia percezione del mondo, ma cerco di utilizzare i mezzi di comunicazione per argomentare un dibattito anche interiore sulle mie idee per verificare se quelle idee possono essere vere oppure non vere. Io posso anche comprendere un punto di vista diverso dal mio, pur continuando a mantenere la mia opinione. Questo ce lo siamo persi di vista. Ormai il nostro approccio, purtroppo, nel comunicare è l'approccio tipico dei tifosi. In genere dei tifosi di calcio, potremmo dire, no? Quando si parla tra tifoserie contrapposte, ognuno vede una partita e ognuno ritiene la propria squadra la più forte del campionato. Non è questo l'approccio. Quindi recuperiamo questi straordinari mezzi di comunicazione per imparare a valorizzare ciò che è diverso da noi e dalla nostra percezione della realtà, ma allo stesso tempo facciamo tesoro anche di prospettive diverse dalla nostra per poter vedere angoli prospettici della realtà, del mondo, delle cose che capitano più ampi rispetto alla nostra ristretta visuale.